Buonasera. Buonasera, da Rete Polo Nord, direttamente dal Polo Nord. Abbiamo qui stasera l'onorevole Pinguino. Come saprete, è il presidente del consiglio del Polo Nord. Qualcuno si chiederà è solo un caso che si chiami Pinguino. Cioè, i pinguini sono al Polo Sud. Infatti adesso chiederemo anche delucidazioni su questa guerra che c'è fra il Polo Sud e il Polo Nord, per spartirsi il ghiaccio, perché è diventato siccome si è alzata la temperatura, dalle altre parti non si trova più il ghiaccio. C'è rimasto un po' al Polo Nord e un po' al Polo Sud. Comunque, lasciamo stare questo. Io voglio fare delle domande all'onorevole Pinguino. Onorevole Pinguino, mi dica. Cosa ne pensa dei vostri successi? Insomma, voi avete vinto le elezioni a larga maggioranza. Cosa ne pensa di questo? Delle critiche anche che vengono fatte sul fatto che non ci sia. Dicono che la stampa del Polo Nord non sia indipendente, sia soggetta al potere politico, così come la televisione, la diffusione via internet al Polo Nord è soggetta a censure, eccetera. Quindi io vorrei capire se queste sono solo parole, critiche di persone che non conoscono bene i fatti, oppure se c'è qualche cosa di vero, insomma, ce lo dica lei. Prego, Allora, onorevole innanzitutto Pinguino. vorrei chiarire una cosa una volta per tutte. Noi abbiamo vinto le elezioni e quindi facciamo quello che vogliamo. Quelli del Polo Sud si attaccano, vogliono rubarci il ghiaccio. No. Il ghiaccio del Polo Nord rimane al Polo Nord, non è che va al Sud. Cos'è questa storia che adesso perché loro. Questa storia. E poi questa. I pinguini. I pinguini. Perché devono venire da noi? Vengono a rubarci il lavoro nelle cave di ghiaccio. Allora, intendiamoci. Noi siamo democratici e proprio perché siamo democratici e abbiamo vinto le elezioni alla maggioranza assoluta, noi non possiamo deludere i nostri elettori e quindi non permetteremo che ci siano dei sovversivi, che ci vogliano sovvertire. Noi non lo permetteremo, non lo permetteremo, eh. E poi non è vero che c'è la censura, non c'è nessuna censura, tutto alla luce del sole. Quando diciamo che una cosa non si può fare, non si può fare, eh? Se noi siamo stati eletti a maggioranza, abbiamo pure il diritto di dire quello che ci pare. La minoranza non conta, perché altrimenti non sarebbe la democrazia. È una democrazia proprio perché la maggioranza conta, la minoranza non conta.
la stampa, ma la stampa è indipendente, è troppo indipendente. Io vorrei che fosse meno indipendente, perché non va bene così. L'altro giorno, ad esempio, è apparso un articolo diffamatorio contro il governo. Questo articolo diceva che c'era preoccupazione per lo scioglimento dei ghiacci. Non è vero! Non è vero! Non è tutta un'invenzione! Tutta invenzione del Polo Sud! Che si fanno queste invenzioni apposta perché vogliono venire da noi! Perché si sta bene a Polo Nord! A Polo Nord si sta bene! C'è tanto lavoro! C'è tanto benessere! E quindi penso di aver risposto alla sua domanda. La sua risposta mi sembra esaustiva. Vorrei farle un'altra domanda relativa ai rapporti col Polo Sud. Perché c'è questa diatriba sul fatto che i pinguini siano un po', insomma, siano emigrati dal Polo Sud al Polo Nord? Perché non li volete i pinguini al Polo Nord? D'altronde al Polo Sud, anche al Polo Sud ci sono problemi, si scioglie il ghiaccio, i ghiacciai si sono in parte sciolti, quindi i pinguini non possono resistere a una temperatura alta. Perché non aiutarli? Non fanno parte dell'umanità anche i pinguini? Prego. A me sembra di averle già risposto prima. Gliel'ho già detto. Perché i pinguini devono venire a rubare i nostri ghiacci, il nostro lavoro, frutto del sudore. Vogliono venire nelle nostre miniere di ghiaccio per tramare contro di noi. Questi qua sono terroristi che vogliono rubare il nostro ghiaccio e poi vogliono distruggere le nostre cave di ghiaccio, vogliono portarci del ghiaccio. E poi i pinguini sono nati là al Polo Sud, che rimangano là perché devono venire a spaccare il ghiaccio a noi, che lo spacchino lei al ghiaccio. E poi, come ho già detto prima, non è vero, è un'invenzione del Polo Sud quella dello scioglimento dei ghiacci. Non esiste il scioglimento dei ghiacci, anzi negli ultimi anni si è verificato un aumento dei ghiacciai e quindi del lavoro, perché il Polo Nord è forte perché ha molti ghiacciai, molte cave, molte miniere di ghiaccio, e il ghiaccio dal Polo Nord è esportato a tutto il mondo e noi non permetteremo mai che ci vengano a rubare il ghiaccio. Mi sono spiegato?